Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo video, direi super cazzeggio del sabato. Ebbene ragazzi, ho pensato che magari una volta ogni tanto il sabato potrei portare video su giochi completamente random, rivolti principalmente al cazzeggio e al non pensare, perché ogni tanto ci può stare staccare la mente, proprio per staccare dalla monotonia delle due serie che già sto portando ragazzi solitamente durante la settimana. Questo ovviamente ragazzi non è detto che succederà ogni sabato, come vi dicevo poc'anzi potrebbe succedere una volta ogni tanto, dipenderà anche da voi se magari l'idea dovesse piacervi o robe così. Per esempio quest'oggi ragazzi vi porto su Power Wash Simulator. Ci siamo capiti benissimo, si chiama proprio Power Wash Simulator ed è incluso nel Game Pass. Infatti i giochi cazzeggio del sabato potrebbero molto probabilmente per la maggior parte uscire dal Game Pass. Ma una cosa super curiosa che ho scoperto aprendo il gioco è che ci sono dei lavori speciali dedicati appunto al Power Wash che riguardano ad esempio il mondo di Tomb Raider o il mondo di SpongeBob SquarePants, che è tutto dire, signore e signori. Primo Tomb Raider, cioè penso non ci sia niente da dire, nient'altro da aggiungere, e poi SpongeBob che tra l'altro a me personalmente piace tantissimo. Lo scopo del gioco principalmente ragazzi è lavare, pulire, getto d'acqua. È la prima volta che apro il gioco, quindi non l'ho provato prima di registrare il video, il che penso che renderà il tutto molto più divertente, perché non so cosa stiamo andando a giocare effettivamente. Però l'ho trovata un'idea carina e direi, ragazzi, idea ancor più carina quella di fare un salto nel mondo di Tomb Raider e lavare il maniero di Lara Croft per riportarlo al suo antico splendore. Se poi questa idea e questo Power Wash Simulator dovesse piacervi, magari potremmo darci appuntamento per un altro sabato per esplorare il mondo di SpongeBob. Io penso che ancora più inquietante sia il fatto, ragazzi, che non abbiano neanche messo una musica nel menu principale, quindi direi non perdere più tempo. Allora, ho appena scoperto che il pacchetto Tomb Raider e il pacchetto SpongeBob, ragazzi, sono scaricabili a parte come un pacchetto aggiuntivo. Il punto è che a quanto pare sembra che anche il pacchetto aggiuntivo sia incluso nel Game Pass, e infatti ragazzi a quanto pare funziona, quindi direi di iniziare e vediamo un attimino cosa succede ragazzi nel maniero di Lara Croft. Allora, Winston Smith, che cosa ci dice? La mia stimata datrice di lavoro, la signorina Lara Croft, mi ha chiesto di occuparmi della pulizia esterna della sua residenza, il maniero Croft. Ho ottenuto i suoi dati di contatto da una comune conoscenza. Presto organizzerà una raccolta fondi di beneficenza per il rimpatrio di alcuni manufatti e, visto l'arrivo di importanti ospiti internazionali, desidera che il maniero sia in perfette condizioni. Pulirlo comunque una volta ogni tanto a mo' di manutenzione? No, non è un'opzione, vabbè. Come certamente dedurrà da alcuni mattoni lucidati, ho tentato di svolgere il compito da solo, ma senza successo. Gli anni avanzano e l'impresa si è rivelata troppo ardua per me. Non è necessario che si occupi anche del tetto, in quanto è stato ridipinto di recente. Al momento la signorina Croft si sta riposando in Egitto dopo aver setacciato alcune tombe, ma tornerà presto per dare un'occhiata al suo lavoro. Va bene, a quanto pare ragazzi questi sono gli strumenti che avremo a disposizione, quindi quante più cose ovviamente riusciremo a pulire, tanti più soldi ci entreranno, così mi sembra di capire. Mamma mia, è una condizione veramente terrificante, direi. Quindi seleziona un gelo, seleziona prolunga, seleziona sapone, usa idropulitrice. Ragazzi, qua mi sa che non ci faranno fa manco un tutorial, quindi famoso il segno della croce, ruota attrezzatura, what the fuck, modalità mira. Io non so ragazzi cosa succederà, ed eccoci qua. Ci hanno sparato qua, al di fuori del maniero Croft, quindi per usare l'idropulitrice ovviamente ragazzi basta premere il tasto sinistro del mouse. Ammazza, minchia raga, fa un casino della miseria sta cazzo dell'idropulitrice. È una roba allucinante, ma abbasso ragazzi il volume dell'acqua perché è una roba indecente.
Ok, ecco, già così è un po' più decente, quindi niente di cui preoccuparsi, ha avuto un piccolo contrattempo. C'è Winston, ragazzi, che sarebbe il maggiordomo di Lara, che ci manda i messaggini. Ce lo vedete voi, Winston con l'iPhone che manda i messaggini? Quindi allora, questo ci indica lo stato, insomma, di pulizia della parete in pratica. Dovrebbe mancare poco, aspetta però. Ingresso parete, base parete, ci manca qualcosa, che cos'è che mi sono persa? Questa oddio. Ok, va bene. Ogni micro pezzettino, ragazzi, ce lo valutano qualcosa. Avanti tutta. Sì, ma scusa, ma mo me sta. Ok, posso ruotare l'ugello, ragazzi, per fare questo in pratica. Wow, ma sta roba è fantastica. Cambio ugello. Ok, 25 gradi, che cosa significa di preciso? Fa il raggio più ampio. Ma questo è uno spettacolo, sta roba, ragazzi, dai. Ma di che stiamo parlando? Cambia posizione. In che senso? Ok, me posso accovacciare e anche allungare addirittura per terra. Spazio per saltare. Abbiamo la possibilità anche di saltare. Comunque io, raga, cioè, dico io, no? Ma c'hai un maniero? Ma porca loca, ma puoi tenere le porte d'ingresso così sozze? Mostra sporco. È la madonna, è tutto lurido, Dio santissimo. Pure le modalità mira. Oddio, in che senso? Io non mi muovo, ma sparo semplicemente l'acqua. Va bene, chiudi il tablet. Va bene, questo già lo sapevamo. Ci hanno fatto un micro tutorial, ragazzi. Apri e chiudi inventario. Ok, va bene. Cambia ugello, scusa, c'ho quello un po' più largo, è così, è molto più semplice. Comunque stiamo parlando di pulire, ragazzi, pareti intere, non è uno scherzo, Va bene, avanti tutta, vai, continuiamo a pulire, a pulire, pulire, a pulire, a pulire, a pulire, a pulire, a pulire. La fioriera, mamma mia, ma devo pulire pure qua sopra. Intanto gli annaffio i fiori, ma mi sa che le piante moriranno, perché comunque dentro quest'acqua, regà, ci abbiamo messo il sapone, io non vorrei dire. Prendi posizione a che? Per posizionare. Posso usare anche la scaletta. Ma raga, di che stiamo parlando? Vedi, per arrivare giustamente in punti un pochettino più difficili. Modalità mira. Avanti. Aspetta, come si cambia? Fantastico, raga. Posso tenere anche il getto attivo soltanto premendo il tasto destro. Posso scegliere pure che detergente usare. Wow. Vabbè, la fioriera è quasi pulita. Quasi. Però vedete, questi sono punti difficili, ragazzi, da raggiungere. Cioè, c'è sta poco da scherzare. Qua siamo proprio professionisti, dobbiamo fare le cose per bene. Poi a maggior ragione se lavoriamo per Miss Croft. Winston, regà, comunque c'ha la sua età, cioè che possiamo pretendere da lui che si metta a pulire il maniero un mattone alla volta? Ma io faccio il ribelle, salto direttamente sopra la fioriera, guarda, tac. È pulita? Che ci manca? Dov'è lo sporco? Dov'è lo sporco residuo? Qua, guarda. Si nascondeva lo sporco residuo, ma non ve potete nascondere. Da... come lo chiamiamo, ragazzi? Gli dobbiamo trovare un nome, come al solito. Dai, su, che è pulita la fioriera. Dov'è lo sporco restante? Ecco, madonna. Sto cosa mi farà pia ogni volta un colpo, Dio santissimo. Vai. Minchia, raga, ma per pulire... ma è follia, ma non ci arriverò mai a pulire là sopra. Cioè, come pretendono, scusate, che io arrivi là sopra? No, mo parlamone seriamente. Io come dovrei arrivare là sopra? Cioè, mamma mia, raga, ma che porcile. Cioè, questo dalla nostra cara Lara non me l'aspettavo, se proprio la devo di tutta. Detergente, abbiamo pure il detergente per i vetri, ragazzi, specifico, non so se rendo l'idea. Wow, mi chiama, questo è musco. Cioè, qua, raga, bisogna venirci con la, non lo so, cioè, lanciafiamme per pulire sta sotto. Non so come riesca la nostra minuscola idropulitrice a pulire tutto questo schifo. È una cosa incredibile questa. Vai, vai, fin sopra, vai. Via lo skiff. Piano rialzato. Regà, non sarà facile. Sarà un'impresa difficile. Anche perché, vedete, cioè, lo sporco in certi punti, regà, è più ostinato. Bisogna passare piano piano per fare bene il lavoro. Non puoi farlo di corsa, perché se no è la fine. Allora, qua direi che posso evitare di stare 3 ore col tasto sinistro premuto, quando posso decidere di tenere attivo il getto senza distruggermi un dito, ovviamente.
Raga, ma qua, cioè, questo sarebbe un lavoro de ore, io non vorrei dire, ma non credo che riuscirò, ragazzi, solo in questo video a pulire tutto sto maniero, anche perché vorrei che i video del sabato, appunto, non fossero troppo lunghi, proprio perché, essendo video dedicato, ragazzi, dedicati al cazzeggio, cioè, devono essere video leggeri, ovviamente. Qua era per farsi due risate, fondamentalmente. Mi farebbe ridere, molto ridere, se davvero, ragazzi, uscisse Winston in qualsiasi momento. Ma voi ve lo ricordate, raga? Ma chi è che, mo, me dovete dire la sincera verità? Chi è che non ha mai rinchiuso Winston nel frigorifero? Io non ci credo se mi dite che non l'avete fatto, Non ci credo, perché è ovvio che l'avete fatto. Tutti quanti l'hanno fatto almeno una volta nella vita. Io avevo Tomb Raider 3, signore e signori. C'era la cella frigorifera, probabilmente c'era già nel 2. Io adesso il 2 non lo giocai all'epoca, quindi non so sinceramente se il frigorifero, la cella frigorifera, fosse presente anche nel 2. Fatto sta che perlomeno, ragazzi, chi ha avuto Tomb Raider 3 una volta nella sua vita ha rinchiuso Winston nella cella frigorifera. Anche perché, tra l'altro, ragazzi, se vedevo di sinceramente, a me quel maledetto vecchiaccio mi faceva terrore, ragazzi. Parlo proprio col cuore in mano, ragazzi. Cioè, io avevo paura di quel maledetto vecchio. Piano rialzato, ci manca un cincinin. Dov'è sto cincinin? Che è tutto pulito. Oddio. Cioè, voi ditemi, raga, se è normale che io me debba cacare sotto per il din del... Oddio, hai completato anche questa cosa, ma bravo, hai pulito tutto. Sei veramente un fenomeno. Grazie, grazie, lo so. Ma lo sappiamo che lui è un fenomeno, non ci stupiamo di niente. Comunque, l'arco d'ingresso, ragazzi, pure è una monnezza, uno schifo. Ma tra l'altro, no? Cioè, allora, questi giochi, seriamente, ragazzi, dovrebbero di regola essere pensati per il relax. Ma per chi è tipo malato di pulito come me, cioè, una cosa del genere è inaccettabile. Io continuo a dire, raga, cioè, tu c'hai un maniero, il che significa che sei strapieno, ma proprio strafonnato dei soldi. E te che fai? Lo lasci marcire? No, mia cara. Cara Lara Croft, mai deluso. Mai deluso profondamente perché non mi aspettavo questo trattamento alla tua casa. Cioè, voglio dire, un po' più di cura che diamine. Pure la porta d'ingresso, un lerciume vergognoso. Cioè, ma le maniglie della porta non la usano, le usano mai tipo più. Le porte le aprono con la forza del pensiero. A me mi farebbe schifo toccare sta roba. Quanto manca? Porta piccola. Oh, porta piccola. Raga, cioè, c'è sta un lerciume qua che... Madonna santa. No, vabbè, raga, pure sta cosa è incommentabile, io direi, Che mi devo spaventare pure per questo? Anche no, non è possibile, non è accettabile. Porta, sopraporta. Quanto è lurido sto sopraporta? Mamma mia, ce passo 3 anni, ce passo solo sul sopraporta. Che ce manca? Oh, pure la porta d'ingresso. Dov'è lo sporco? No, parlamone. Oddio, ok, vabbè, uno e l'altra porta anche. Ah, qua sì, è sporco, raga, qua nell'angolino. Ok, perfetto. E sopraporta messa. Cioè, raga, dopo tutto sto macello ho guadagnato soltanto 9,25 dollari. Non so se rendo l'idea, però la scritta qua mi serve perché mi sa che qua sopra il getto deve arrivare un po' più deciso. Scusa, sopraporta. Dov'è lo sporco? Tra l'altro, sarà sempre negli angoli, ragazzi. Negli angoli si annida sempre. Lo sporco peggiore. Quindi ingresso arco. Continuiamo a pulire, a pulire, a pulire, a pulire. Perché lo sporco, ragazzi, si è annidato in ogni... In ogni stramaledettissima fessura. Guarda qua, guarda. Mamma mia, raga, qua ci starebbe veramente da passarci, ma altro che ore, cioè giornate. Secondo me, raga, un lavoro del genere non si può fare in un giorno solo. Cioè, è impossibile, ovviamente. Il maniero è una roba immensa, quindi penso che sia solo assurdo anche solo pensare che si possa fare un lavoro del genere in un giorno solo. Non è possibile. Comunque, io non credo che il mio oggetto arrivi fin là sopra, non vorrei dire. Non vorrei dire, ma mi sa proprio di no. Spostiamoci pure di qua. Nelle fessure, vedete, ragazzi? Nelle fessure. Dove meno te l'aspetti, guarda. Ci arriva.
ci arriva la mia acqua. Fin lassù. E è là sopra, ragazzi. È sopra l'arco lo zozzo. No, non ce la farò mai. A parte che io vorrei capire sta questione delle prolunghe, che significa? Ah, allora sì. Ecco, la prolunga sì. È grazie al cazzo che ci arrivo. Scusa, me lo potevano dire. Scusate. Solo che il getto è ovviamente un po' più piccolo. Ma mi pare pure ovvio, vorrei dire, no? Fantastico, ragazzi. Cioè, ma quest'uomo è il mago del pulito. Ma è una cosa fantastica questa. Allora, sicuramente se uno ha tempo da perdere e davvero si vuole rilassare, probabilmente sì, probabilmente questo gioco aiuta a relax. Questo penso proprio di sì. Insomma, opla, ci mettiamo. Ehi, ingresso pilastro. Guarda qua il lato, che schifo. Pure il lato dell'arco è sporco e zozzo, ovviamente. Qua già pulito, yeah. Minchia, no, là sopra non ci arriverò mai, in quell'angoletto piccolissimo, no? Là sopra, anzi no, ci sono arrivata, raga, con la mia prolunga XL. Con la prolunga XL si arriva dappertutto, signore e signori, dappertutto. Anche perché la muffa è dappertutto, quindi bisogna raggiungerla in ogni modo possibile. Ecco, là sopra non ci arriverò veramente mai. LS, pistola corta. Ovviamente più è lunga la prolunga, ragazzi, più è piccolo il raggio, come vi stavo dicendo un attimo fa. Quindi quando bisogna fare cose da vicino non conviene usare quella lunga, perché se no veramente ci si mette una vita. Proviamo con questa, vedete? Vedete, vedete com'è più efficace il getto, ragazzi? No, ma io voglio incontrare Winston, dai, cioè io ho fatto sto lavoro apposta per incontrare Winston, non ci raccontiamo balle, eh. Ma io voglio provare a fare una cosa, no, ma non riuscirò mai ad arrampicarmi là sopra, ma il dubbio, ragazzi, ah, ecco, ecco come... E c'è sta l'impalcatura. E ditemelo. Così facciamo, ragazzi, ci godiamo un pochettino più di bella vista qui dall'alto. Onde evitare di ammazzarci bisogna fare particolare attenzione, ovviamente. Ma così sì. Stavo pensando già di dovermi arrampicare nei modi più assurdi tipo possibili. Vedi, minchia, raga, bisogna arrivare fin là sopra. Ma vi rendete conto? No, sta cosa è veramente assurda, ragazzi. Comunque, cioè, è incredibile cosa si inventano certi sviluppatori. Cioè, secondo voi, no? In che momento, di che giorno, a una persona gli è potuto venire in mente di fare e sviluppare un gioco del genere? In che momento? Cioè, ok, poi esistono giochi comunque simili, tipo House Flipper, ragazzi, che sono appunto pensati per il relax. Ma come cazzo ha fatto a venirgli in mente? Oh, voglio creare il Power Wash Simulator. È presente quelli che lavano tipo le facciate degli edifici e robe simili? E avrà detto al compare. Il compare avrà detto, sì, ci ho presente. Capito? Se siamo capiti. Detergente vetri, ragazzi. Ah, vedete? È più specifico per i vetri, ovviamente. Ma secondo voi sta facendo qualcosa? Ma la finestra è lurida. Ah, no. O sì. No, o sì. Telaio finestra. Non sto capendo, ragazzi, se è zozzo oppure no, sinceramente. Vabbè, il telaio finestra fa schifo. Questo, su questo non c'è alcun tipo di dubbio. Ma vorrei capire se il detergente per i vetri ha fatto il suo dovere, insomma. Sono molto concentrato, yeah. Allora, manca poco al telaio finestra. Mi chiedo dove sia il resto dello sporco. Dovrebbe essere questo qua sopra, probabilmente, ragazzi. Infatti, ah, che cosa meravigliosa. Ugello turbo, no, lo voglio provare. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, ma fa il mulinello. Adoro. Cioè, questo fa il mulinello, ragazzi. Aspetta, con questo posso disegnare sopra la zozzura. Fermi. No. Mo qualcosa devo fare. Che cosa posso fare? Allora, visto che si tratta di Lara. No, però qua, raga, c'è poca zozzura. Guarda, posso fare una cosa del genere. Oh, se tratta di Lara, gli faccio un super cuoricione. Ma che cosa bella, meravigliosa, incredibile. Ugello sapone.
Top, top. Questo, ragazzi, ha il raggio molto più largo. Wow. Però usa solo sapone. Non so quanto sia efficace. Ma scusate, allora, perché uno deve usare gli altri tipi di ugelli se poi c'ha questo per il sapone che c'ha un getto tipo larghissimo? Spiegatemi. Mi piacerebbe. Che vuol dire aggiungere detergente? Ah, che praticamente tipo se scarica o roba del genere. Oh, ma se io cado da qua. Ma qui c'è anche il mio furgoncino. Ok, lui è Superman, ragazzi. Non riceve danni di alcun tipo. Qua c'è anche il mio furgoncino. Ma quanto è carino. Power Wash Services. Allora, bello, ragazzi. Io direi che ci salutiamo con questa visuale meravigliosa del maniero Croft, con solo la porta d'ingresso, una fioriera e parte di una parete pulita. Perché ovviamente, ragazzi, non posso pulirla tutta oggi, sarebbe davvero impossibile. In ogni caso, signore e signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, fatemi sapere qua sotto in commento che cosa vi è sembrato, se l'idea dei video randomici il sabato può piacervi e se avete anche magari, ragazzi, qualche gioco super cazzeggio da consigliarmi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.